Pronto? Vito, abbiamo un problema. Prendi una pistola e vediamoci al bar. E cerca di procurarti un mezzo decente. Va bene, ci sarò. E la domenica è fottuta. Quindi apri! Polizia! Questo è l'ultimo avvertimento! Apri questa dannata porta! Apri, polizia! Ciao, Eddie. Ciao, Vito. Che succede? Volevo presentarti una persona. Vito, lui è Carlo Falcone, il capo della famiglia. Piacere, signor Falcone. Vito! Allora, Vito, che cosa ne pensi di Alberto Clemente e Luca Gurino? Beh, onestamente, signor Falcone, quegli stronzi hanno provato a fregarmi $5,000 e poi mi hanno lasciato marciare in galera. Bene. Perché quei due si stanno preparando ad attaccarci. Così sembra proprio che dovremmo fare qualcosa noi, prima che la facciano loro. Eddie ti dirà il resto. Sono sicuro che non mi deluderai. Arrivederci. È stato un piacere, Vito. Che sta succedendo qui? Ieri notte è sparita una macchina con sede ai nostri ragazzi. In città si dice che forse Luca c'entra qualcosa. Chi è sparito? Harvey Beans e i due che dovevano proteggerlo. Tony Bowles e Frankie l'Irlandese. Ok. Vince è il contabile di Carlo. Se quello parla, siamo fottuti. Che vuoi che faccia? Voglio che lo aspetti davanti al Freddy e se lo segui per vedere se è coinvolto. E poi? Se scopri che ha qualcosa a che fare con questa storia, lo fai fuori. E se qualcuno dei nostri è ancora vivo, provi a liberarlo. Cerca di trovarli prima che si mettano a parlare delle nostre operazioni. Dove pensi che andrà? Ah, non ne ho idea. Quindi vai preparato. Usa una macchina veloce e cerca di avere delle armi. Nessun problema. Ok, passa di qui quando hai finito. E Vito, non parlare a nessuno di questa storia. Capito. Buona giornata. Arrivederla. Questa è l'auto di Luca. Allora, dove sei, Luca? Eccoti. Ok, cominciamo. Non devo avvicinarmi troppo e Luca non deve assolutamente vedermi.
carrozze di bruschi, forse. Mike non si fa coinvolgere in queste cazzate. Ma certo! Eddie aveva ragione. Ok, devo entrare là senza farmi vedere. La fogna. Forse è di là. Forse riesco a toglierla. Mio Dio, che puzza! Merda, quel cane può essere un problema. Solo per delle bistecche credo che ammazzerò qualcuno. Ma vi stare zitti! Che c'è qualcuno là? Non c'è nessuno là, hai visto? Quindi stai zitto o ti usiamo per le polpette. Stupido botolo. Merda, eccoli là. Ora sei il mio piccolo stronzo pelle ossa. Meglio muoversi. Sappia cosa sta facendo. Di certo il capo sa. Era quello che intendevo, idiota. Spero che. Non startene qui tutto il giorno, eh? Non voglio fare tutto da solo. Mi faccio solo una cazzo di sigaretta, rilassati. Già, questa l'ho già sentita, amico. Ah!
Cos'è stato quell'urlo? Incuriosisce come si fanno le seghe in store. Sarà stato uno dei miei malati. Cosa? No, non era un maiale, sembrava più... Ma te le lavi le orecchie. Allora? Pensi ancora di ritirarti? Sì, ma... Già, forse il mese prossimo. E allora cosa farai? Quello non sarà l'ultimo. Beh, stavo pensando, forse, sai, a fare il doppiatore. Ma scherzi? E che diavolo ti assumerebbe? Ehi, voi due, il turno è finito. Come il turno è finito? Avete la merda nelle orecchie, ho detto che per oggi avete finito. Ma non ho finito di battere la carne. Non farmelo ripetere, il turno è finito. Fuori dai coglioni. Va bene, non c'è problema. D'accordo, andiamo. Sì, arriviamo! Mi ha dato il nome di una puntata sicura. Ti dico che vincevo una fortuna. Ah, un vero peccato. Io volevo portare fuori Kelly. Ehi, ma tua moglie non... Pensare che non sappia della droga. So dove avete preso i soldi. Falcone pensa di aver messo su una buona attività. Ma non se la caverà. Allora... Come l'avete portata negli States? Io non so niente. Sono solo un contabile. Non prendere per il culo, stronzo. Vuoi finire come il tuo amico qui? Su, guardalo. Guardalo bene. Ti crede più forte di lui? Quando finiamo con te, ti mettiamo in una di queste macchine e poi ti tretiamo. C'è solo da vedere se magari sarò abbastanza buono da ucciderti prima, stronzo. Che cos'è questa minchia di puzza? Ehi, c'è qualcuno laggiù! E tu che cazzo sei? Minchia, chi sei, capitan sacco di merda che è venuto a salvare il mondo? Chiudi quella cazzo di bocca! Ehi, io ti conosco. Sei l'idiota che girava con quel coglione di barbaro. Pensavo che stessi ancora marcendo in galera. Ma cosa cazzo credi di fare qui? Mi manda Falcone. Non è contento che stronzi su chiagazzi provino a trasformare i suoi ragazzi in carne attrita. Così ti sei messo con Falcone, eh? Beh, sai che ti dico? Se sapessi davvero come stanno le cose, preferiresti essere ancora in prigione. Ma comunque ora non importa. Ragazzo sa incassare, eh? Sarà un vero massacro. Spezzagli il collo, Ugh!
Ragazzi, lo lascio a voi. Giù, andiamo. Muori, rotti in culo! Hai cercato di fottere i tipi sbagliati. Tirami giù, andiamo. Grazie, Vito. Ti dobbiamo un favore. Ti manda Eddie? Già, si è accorto che mancavano un paio di ragazzi all'appello. Merda. Povero Frank. Ucciderò quel figlio di puttana. Vince, sta qui. E non uscire finché non torniamo a prenderti. Ok, ok. Però non vi scordate di me. Ok, ragazzi? Sta scappando! Sparate! Fanculo, mi hai mancato! Bene! Non male, ragazzo, non male! Bene, Vito, prendiamo quel piccolo stronzo. Quel succhiacazze si piscerà sotto. Che succede? Li avete già uccisi? Già, sono morti! E indovina che tocca! Un sacco di gente con un sacco di pistole sta già venendo qui! Merda, troppo tardi. Arrivano! Vieni qui, coglione! Come sono bravo! Oh, stronzo! Sono qui! Fagli vedere che sai fare! Stai bene, Vito, io entro! Oh, stronzo! Vengo a prendere! Hai paura, eh? Vai, andiamo! Bel colpo, piccione! Manda in pana! Forza, stronzo, quel bastardo! Bel lavoro! Ora prendiamo quel cazzone. Toc toc! Dai, fammi entrare! Merda, così non ce la faccio ad aprirla. Ci sono, useremo quel carrello. Cazzo, fottuto figlio di che... Dai, cazzone! Pensi di essere furbo, cazzo? Pensi di essere tanto furbo? Avanti, prova! Figlio di puttana, che sta facendo? Vieni
Vieni qui, bastardo. Cazzo! Ora ti faccio vedere com'è, brutto stronzo, figlio di puttana, buono a nulla! No! Aspetta! No! Mi diverto un po' con Luca prima di tritarlo. Puoi farlo anche tu? Grazie del pensiero, ma... Non ti piace vedere il sangue, eh? No, non mi piace vedere Luca. Ti capisco, ma non sai che te perdi. Mi sa che inizio con quel pungolo per il bestiame di cui blaterava. Già, Eddie voleva che me ne occupassi di persone. Non preoccuparti, così ci vorrà solo un po' più di tempo. Sto minchione non merita una morte rapida. Non posso darti torto. Ok, allora vado. Puzzo come un cesso, devo lavarmi. E di Ed di non preoccuparsi di Luca. E Vince, apri la porta, è tutto finito. Tu? Sei ancora vivo? Già, che ti aspettavi? Senti, prima di andare a casa, vuoi darmi una mano con la bella addormentata? Lo sai? Non è affatto male come idea. Oddio, oddio, oh, ma che minchia! Sei tu che puzzi così? Vito, oh Cristo, perché non ti sei fatto un cazzo di bagno prima di tornare? Ti hai detto tu di tornare appena finito. Pensi che mi piaccia? Ok, ok, com'è andata comunque? È fatta. Bene, e i nostri ragazzi li hai trovati? Sì, Luca li teneva nel macello. Frank è morto, ma Bols e Ben stanno bene. Li stava interrogando quando sono arrivato. Qualche testimone? Nessuno, a parte una decina di guardie del corpo di Luca. Ok. È stata dura. Già, mi sa anche a me. Ma ehi, te la sei cavata e sei arrivato qui tutto intero, giusto? Allora vai a darti una lavata prima di rovinare l'appetito a tutti. E brucia quei cazzo di vestiti che hai addosso, santi Dio. Arrivederla. Spero si sia lavato prima di indossarlo. There's a fortune teller lady crying in her fortune cakes, 'cause the Chinaman gave the place up. Now she shivers and she shakes. If she lives at all. Gli abiti più belli, se può permettersi. Posso fare altro per lei? Honeymoon, another season, another. Arrivederla, monsieur, e torni presto. Oh, attento, bella.
Ehi, Vito, ce l'hai fatta? Ehi, Eddie. Oh, bel vestito. Ehi, che succede, ragazzi? Perché gli abiti da festa? Vito, stasera il signor Falcone ci fa entrare nella famiglia. Io e te ci promuovono. Ma dai, stasera? Già. Davvero? Oggi. Perché non me l'hai detto prima? Che dobbiamo fare? Lo scoprirai. Ma prima c'è una persona che vuole fare due chiacchiere con te. Leo, che bello rivederti. Che ci fai qui? Ehi, ragazzo. Volevo parlarti di quello che succederà stanotte. Vieni a sederti qui. Va bene, certo. Ehi, grazie ancora per il tuo aiuto e per avermi fatto uscire di prigione. E ora mantengo la seconda promessa che t'ho fatto. Seconda promessa? Già. Ti avevo detto che quando avremmo reclutato avrei fatto il tuo nome, no? E ora è fatta. Tu c'entri qualcosa con questo? Ma lavori per già. Frank Vinci? Sarebbe stato bello averti nella famiglia, ma ho pensato che Joe è il tuo miglior amico. Siete cresciuti insieme, come me e Frank. E dato che Joe ha lavorato per Carlo, quando tu stavi dentro, io ho suggerito di prendere anche te, insieme a lui. Grazie, Leo, io... Non devi dire non so proprio dire. Niente, né a me né a nessun altro. È così che funzionano le cose, Vito. Sì. Ora andiamo, meglio non farli aspettare. Va bene, ci vediamo di sopra, ragazzi. Di che parlavate? Niente, solo abbiamo parlato dei vecchi tempi. Come quando a Leo gli è caduto il sapone? Ok, 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 basta così, andiamo. Cazzo. Siete proprio due bambini, giuro su Dio. Ok, aspettate qui. Statemi a sentire. Vi chiamo uno per volta. Quando siete dentro, fate quello che vi dicono, ok? Joe, entra. Ehi, in bocca al lupo. Va bene, tocca a te, Vito. Signori, questo è Vito Scaletta. Vito, sappi che questa famiglia noscia è cosa segreta. Stai entrando in un gruppo ristretto. Un gruppo che non esiste per tutto il resto del mondo. Da oggi la famiglia noscia sarà per te più importante della famiglia tua, o di Dio, o del paese. Se ti dico di uccidere tuo fratello, tu lo uccidi. Fammi vedere quale dito preme il grilletto. Ripeti dopo di me, Vito. Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere... Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere... Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. A me conosco. Signori, vi presento il nostro nuovo amico, Vito Scaletta. Sono molto contento di avere con noi questi due uomini bravi e capaci. E sono felice di averli accolti in presenza dei nostri stimati ospiti, tra cui Don Frank Vinci. E come suggerisci... Mi chiederete perché volessi rischiare ancora dopo quasi 7 anni di galera. Dove sono cresciuto, le persone importanti avevano le palle per prendersi ciò che volevano. Verrai pagato per i tuoi servizi da Eddie. Vuoi aggiungere qualcosa, Frank? Qualunque cosa facciate, signori, state lontani dalla droga. Niente droga. È la nostra politica. Se fanno un sacco di soldi... E dopo anni passati a fare il lavoro sporco di qualcun altro, ero pronto a rischiare per essere finalmente qualcuno. Let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll.